Eccoci di nuovo qua con Bob, sperando che sia solo una sequenza dove dobbiamo sparare. Misero umano. Io non sono umano. Mio. Aspetta, ma tu cosa saresti? Sono Bob. E Bob sono io. Bob. B.O.B. Ho scritto una canzoncina per ricordarmelo. Vuoi sentirla? Silenzio. Bob, sei un intruso sulla mia nave ammiraglia. Stai certo che i miei cloni saranno presto qui, e quando ti troveranno, io, Galaxar, ti annienterò con le mie mani. Certo! Bob, tutto a posto? No, speravo fosse solo una sequenza dove sparavi, che palle. Sperato fosse solo una sequenza dove dovevi sparare. Altro labirinto, no. Perché il labirinto? Dannazione! Oh, attenta dove metti i piedi! Sei nel mezzo di un diabolico labirinto alieno! Mezzo al labirinto. Non è che me ne spari uno qua, vero? Stupido sacco di melma morfa! Vedo che hai trovato il labirinto. L'ho progettato io. Impossibile uscirne. Certo! Dammi quella cassa. Allora, qua da dove abbiamo iniziato. Ecco fatto, proseguiamo. Giusto perché mi stai antipatico, via. Tanto i robottini puoi anche lasciarli qua. Non ti fanno niente, sono solo farming di punti alla fine. Allora, aspettiamo un secondo. Ecco fatto. E io gli passo accanto ai robottini. Dovrai recuperare delle casse lungo il tracciato per superare il labirinto, Bob. Ma va? È quello che ho fatto fino ad ora. Pensa un po'. Pensa un po' alla coincidenza, dottore. Ecco qua. In cosa sei dottore, poi? Nelle cose ovvie? Ecco fatto. Aspetta. Ecco qua. Visto che... Aia. Visto che avevamo il moltiplicatore, ho detto... Usiamolo. Ecco fatto. Allora, dove dobbiamo passare ora? Dobbiamo tornare indietro e andare di là, va bene. Allora, aspetta un secondo, visto che già ci siamo. Ecco fatto. Via robottino. Spoink. Ehi, spoink. La Bob si diverte. La Bob non gli frega niente di nulla. Magari anche di nessuno. Magari anche del dottore, di Susan. Dell'anello mancante. Che gli frega lui. Allora, ecco qua. Bene, adesso le cose si fanno più complicate. Ma stai zitto. Ah, aspetta, in realtà... No, mi serve una cassa, ok. Sto dicendo, in realtà posso già andare di là, non è vero. Ecco, fatto. Da qua dobbiamo rifarci il percorso dove stavo esattamente pensando di andare. Io passo. Tanto neanche mi dicono nulla i robottini. Io prendo, vado. Ecco, fatto. Labirinto completato. Cosa sta facendo? E vai. Ti prego, mettimi su una torretta a sparare. Fammi contento, dai. Sparare con la torretta è la parte più divertente con Bob. Tutto il resto no. Wow, fantastico! Bob è insopportabile. Allora, altro labirinto dove dobbiamo premere tanti bottoncini e arrivare a quello lì finale. Va bene. Posso vedere la mappa? Conquista terrestre, fratellino 7B.
Vieni con me tu. Divertendo, flaccido terrestre. Tantissimo. Neanche ti immagini quanto. Ok, ma facciamocela proprio a speed questa, guarda. A sto punto non ho neanche intenzione di stare troppo dietro ai nemici e tutto il resto. Se tanto è solo esci dal labirinto dopo aver premuto bottone X. Ehi, fagli vedere chi comanda. Fagli vedere, non sto facendo nulla, letteralmente. Ecco, però quello volante è antipatico. E tanto sono infiniti, quindi vieni con me. Sono infiniti, quindi tanto vale continuare a muoversi. Muoviti Bob, vai vai vai. Io proseguo intanto, che tanto non sembra fregare nulla ai robot della mia presenza. Aia, un filo troppo vicino. Lì c'è quello che spara le granate, però mi sa che quello là dovremmo combatterlo. Aia. Ecco, in questo momento la situazione era un filo bruttina. E che palle, dai. No, dove l'hai buttato? Ecco fatto. Se riusciamo anche solo a distruggerne uno, sono contento. Ecco fatto, perfetto. Quello più pericoloso era quello elettrico, neanche questo qua che lancia le granate. Ecco fatto. Oh, e siamo a posto. Beh, vieni qua. Lui si diverte tanto, che gli frega Bob. A Bob che gli importa di noi, di me, di lui? A lui basta divertirsi. Io intanto però mi levo dalle balle. Però ho bisogno di un robottino. Ecco fatto. Vieni con me. Vieni con me. Ti porterò lontano perché. Grazie dei doppi punti. Allora, qua come sempre attenzione agli angoli, che Bob ha la brutta abitudine di sgusciare e cadere giù. No, calmo. Ecco fatto. Ed eccoci qua. Perché sto fumando? Altro labirinto. Quanti sono? Oh, quattro labirinti. Ma perché poi? Ecco fatto. Cos'era quella piroetta, Bob? Basta con sti labirinti. Non li sopporto più. Fammi andare avanti, va. Sei già disorientato, amorfita semisolida. Guarda, c'ho tutto un brivido addosso. Sono talmente confuso da colpirmi da solo. Tra l'altro lì c'è un nastro trasporto. Un nastro trasportatore che mi sa che volendo può essere la via più semplice per andare avanti. Fanculo anche
Hai doppi punti. Proseguiamo in questo modo, va. Ecco fatto. Se devo anche avere il rischio di cadere, magari evito proprio di fare qualsiasi cosa. Ecco fatto. Prendi la cassa. Prendi la cassa. Niente, è andato. Dobbiamo aspettare che torna indietro? O ne arriva un'altra? Dai, torna qui per favore. Ok. È stato anche rischioso quello che ho fatto. Salì sopra mentre avanzava. Eccoci qui. Ouch. Ma dai, ma mi ha fregato il fatto che si è mossa alla fine. Ma che palle. Comunque ecco perché c'era un'altra scatola. Nel caso tu fossi caduto perché il gioco è una merda, ecco perché c'è la scatola. Allora aspettiamo che ripassa. Ecco fatto. È stato molto divertente. Ecco fatto. Ah, io col cavolo che mi faccio il giro all'indietro. Ok, c'eravamo quasi. Ed eccoci arrivati. Terzo labirinto a posto. Dammi l'ultimo. E vai. Ah, strano, questo giro non l'ha detto. Ma poi che sistema di sicurezza dovrebbe essere, scusa, il labirinto? Cioè cos'è, una volta che abbiamo premuto tutti i bottoni esplode la nave? Uì, è divertente! No, per te lo è, per me no. Vediamo quest'altro labirinto. Dov'è l'ultimo bottone? Qua, cioè, quale di quei tre è l'ultimo bottone perlomeno? Quello lì centrale, che è la piattaforma al plasma. E vai! Urra! Va bene. No! Ouch. Tu, la tua maledetta abitudine di fare le curve larghissime, questo Bob. Questo labirinto sarà la tua tomba! Stai zitto! Divertiti, poiché questo sarà l'ultimo labirinto che... sarà l'ultimo labirinto che... per te sarà soltanto l'ultimo labirinto. Sì. Non so perché mi è servito prendere l'esplosivo, effettivamente, qua. Beccati questo. Anche tu, via. Ecco fatto. Allora aspetta, probabilmente la scatola ora mi serve, vieni con me. Distruggiamo già anche il robottino elettrico, visto che abbiamo colpi infiniti. Ecco fatto. Stiamo lontano dalle grate perché sono infami. Alle grate piace cambiare. E un pezzo di barriera è andato. Dai. Ecco fatto. Vai via. Allora, dobbiamo riprendere questo. Mi stava antipatico, volevo distruggerlo. Allora, ecco questo. Esploso. Ecco fatto, dai. Ancora una. Mi diverte molto la cosa. Cioè mi diverte più distruggere gli oggetti che il gioco in sé. Non vorrei essere troppo cattivo.
Allora. No, mi ha evitato il colpo, ha fatto l'ultra istinto. Ta 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 Chicago. Ta 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 ra na 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 na. Dove cacchio l'hai lanciata quella scatola? Dai, dammela. Che poi non ho capito sto robottino a cosa serve, visto che non colpisce, non è che riattiva il bottone e per qualche motivo lo fanno respawnare. Dai, l'ultima barriera. L'ultima barriera e ci siamo. Poi parte al plasma. Dai, dai, perfetto. Allora. Ok. Allora. Dobbiamo farci il percorso. Lo sapevo. Prendiamo la scatola. Allora, però aspetta. L'abbiamo mancato, non fa niente. Ok, vediamo. Perfetto. Altro robottino è andato. Allora. Mi sa che mi serviva. Ho fatto una cavolata. Ecco fatto. Tanto di là ce ne sono altre di scatole, quindi dovremmo riuscire a farcela lo stesso. Dai però, sì, lo vedo, è la piattaforma al plasma che abbiamo visto fino ad ora. Ok, vabbè, abbiamo beccato quello volante. È comunque una vittoria. Ecco fatto. Vieni qua. Vabbè. Vieni qua. Perfetto. Vittoria royale proprio. Crab Knights, hai risolto il mio irrisolvibile labirinto. Certo. Ora sarò costretto a progettarne un altro. E non è facile, sapete. Sì, come no. Impenetrabile proprio. Puff. Ma è diventato un Tesseract. Cos'è sto robo? Esghio. So che puoi farcela. Così, Bob, è per questo che sei stato generato così. È il tuo momento. Ma credo che tutto quello che stiamo facendo è inutile per ora. Voglio morire. Non voglio rifare questa battaglia. Mentre spara i laser, tanto è inutile sparare. Finché non c'è la bomba rossa non possiamo fare nulla. Bob, ho perso Bob. Dimmi che c'è un checkpoint. No. Ok, dai che ci siamo.
stiamo per arrivare di nuovo alla fase 2. In qualche modo, tra l'altro, sono riuscito anche a farmi colpire. Dai, ti prego, mi serve un po' di energia. Poca poca. Pochina me ne serve. Giusto per sicurezza, me ne serve un pochino. Ma se non c'è una bomba, che ci posso fare? E come faccio io? Ok. Ti prego, muori. Esplodi. Implodi, maledizione. Ok, ne era valsa la pena farsi colpire per quell'ultimo colpo. Puff. Mi ha fatto molto ridere questa cosa. E ora scena finale con Susan che scappa. Vediamo il punteggio. Sentiamo. Sorprendi perfino me. Beh, non male. Non male. Computer, che succede? Non è stato estratto. Susan, Susan, forza fanciulla, esci di lì. Forza che c'hai ancora i pattini spaziali. Bene, robone tentacoloso. Quindi, credete di sventare i miei piani così facilmente, vero? Ah, non vi permetterò di intralciare il mio destino. Quello di essere un alieno come tanti? Forza, Susanna! Ah, assaggia la puntura dei miei tentacoli. Ah, certo. E basta, che palle. Non ho avuto neanche il tempo. Non ho avuto neanche il tempo di farla l'animazione. Minchia, che colpo. Allora, un colpo solo di quel laser già ti ammazza e questo è ingiusto. Ma poi il primo giro non ho avuto neanche tempo. Non ho avuto neanche il tempo di farlo. La puntura dei miei tentacoli. Ecco, ora che lo sappiamo, lo evitiamo sempre. Attenzione! Vabbè che è il boss finale, per carità, però. Dobbiamo distruggerlo solo a cristallate? Solo così? Assaggia la puntura dei miei tentacoli. L'hai già detto. Sei ripetitivo e antipatico. E ora? Glielo strappiamo. Sì, chissà se ti è piaciuto. Lo sapevo. Hai spezzato il mio tentacolo. Non importa, tanto ne ho altri.
Lo sapevo. Stupido gigante terrestre, non puoi vincere. Stai zitto. Aia. Attenzione. Ok, dovevamo saltare un po' più vicino. Però è ingiusto che quest'ultimo livello solo due colpi ti uccidano. Vabbè che è il boss finale, per carità, però. Ecco fatto. Dai che ci siamo. Tra l'altro non ho visto se quando gli abbiamo strappato il tentacolo abbiamo avuto un checkpoint. Di nuovo triangolo. Cerchio. Vattene via. E ora X. No, triangolo. E via un altro tentacolo. Io dico di no. Ehi, basta. Io sono Galaxa. E tu sei solo una donna gigante terrestre. Sei solo una donna gigante. E presto tutti vi inchinerete dinanzi a me. Io dico di no. E tra l'altro neanche a questo giro ho visto se ci aveva dato il checkpoint o no. Fantastico. Ok. E ora? Tanti cristalli. Ma non ne capisco il senso di sparare allora 200 cos'è il plasma, i 200 cristalli, se poi dopo li distrugge. Cioè, tanto vale fare come prima che ne lanciava uno solo. Forse per fare scena, per carità, però. Per far vedere, guarda! Mi hai fatto arrabbiare! Di nuovo così al plasma. Queste sono pericolose, perché hanno un'area molto più estesa rispetto agli altri attacchi. Cristalli. Ecco fatto. Io dico quadrato ora. Forza, su. Lo sapevo. E come secondo tasto il cerchio. No, il triangolo, peccato. Ok. Io dico di no. Rimango solo due tentacoli e sì, abbiamo il checkpoint. Non importa, tanto ne ho altri. Oh no, di nuovo! Adesso ti faccio pezzi! Certo, vieni! Sto aspettando! Lo sapevo! Già quando ho saltato in quel momento avevo sbagliato! Non puoi vincere! Dai, su! Oh no, di nuovo! Adesso ti faccio pezzi! Sì, l'hai già detto, però. Cerca di sparare meglio, perché qua è stata colpa mia, che ho saltato troppo presto. Ma salta! Qua non è stata colpa mia il secondo colpo. Il secondo colpo non l'ha non mi ha saltato, la cretina. Secondo me, adesso sparo un altro giro di cristalli. Fatto. Adesso altri cristalli. Sono infastidito dal fatto che abbiamo preso quel colpo per niente. O meglio, dal fatto che questa qua ha deciso di non saltare. Perché non ti sei abbassata ora? Porca puttana, che nervoso quando fanno ste cose. Quando sono i tasti che non fanno non fanno le cose. Ok, rieccoci al secondo giro di cristalli. Beccatelo in faccia. Sperando che Susan a questo giro decida di fare quello che le si viene detto. Maledizione, già mi stavo arrabbiando perché non aveva preso subito l'input.
ti prego strappagli già il tentacolo a questo giro. Ecco, fatto. Sto cercando di darti una spremuta. Il dottore ogni tanto dice cose a caso. Cerchio, triangolo. Ecco fatto. E ora? Ultimo tentacolo e ultimo checkpoint. Io dico di no. Molto bene, l'hai voluto tu. Ma adesso mi stai facendo davvero arrabbiare. Certo, come se importasse qualcosa dei tuoi sentimenti. Beh, non sarai così fortunata questa volta. Certo, come no. Come non lo sono stata tutte le altre volte. Che poi i tentacoli non servono a nulla se non nella parte finale. Per tutto il pezzo qua non è che lui li lancia a terra o altro. Lo tiene lì per bellezza. Due. Tre. Quattro. E cristallo della morte viola. Non lo romperlo! Oh, speravo di tirare due colpi. Perché non salti? Te, ho dovuto cambiare controller per finire questa parte. Ok, qua almeno gli input li prende bene, dai. Dai, su. Non sarai così fortunata questa volta. Certo, come no. Io intanto, se non ti dispiace, continuo a saltellare per prendere punti. Dai, spara i cristalli e tutto il resto. Ecco fatto. Ecco qua. Per fortuna che morire non ti obbliga a rifare tutto il livello. Per fortuna ci sono i checkpoint, dannazione. Non ci fossero stati, sarebbe stato problematico. Ecco fatto. Mi sento veramente uno stronzo essere morto. Perché sta deficiente? Non decide di saltare. Quindi non è neanche colpa del controller. È proprio colpa di subito una cretina che decide di non saltare e farsi beccare in faccia dai plasma qua. Triangolo. Forza, forza. Lo sapevo. E ultimo quadrato. No, cerchio. Oh, e ce l'abbiamo fatta. È finita, signori. I miei zaznoidi, non so cosa voglia dire nella sua lingua, ma penso sia una cosa brutta. Ancora. Oh, basta. Pensavo fosse finita io. Vabbè che era l'ultimo livello. È l'ultimo livello, però porca miseria. Va bene che è l'ultimo livello, ma sta durando un sacco. Ok. Sequenza dove evita laser. Pensavo di aver, che mi avesse preso questo. Ok, dai che ci siamo. No, di nuovo zona circolare. Ok, no, per fortuna. Si è andato a schiantare.
Bravo cretino. Ecco fatto. Questa parte della nave molto pericolosa, Susan. Attenta ai plasma tank. E plasma cosa? Ecco fatto. È ancora vivo? Ci siamo quasi. Incontriamoci all'aereo. Ovviamente è ancora vivo. Vai, Susanna. Stupidi. Corri, Susanna. Sbrigati. Sto smesciando quadrato. Non succede nulla. Sbrigati, Susanna. Quanto deve durare questa parte? Mi fa male la mano. L'uscita. No, aspetta, Susan, ferma. Fermati. Sì, cos'è? Danno tutto a fuoco. Abbiamo preso un trofeo. Beh, mai. Finalmente, qualcuno alla mia altezza. Beh, forse non proprio come me, ma quasi. Non me l'aspettavo il commento. Insieme buono, sincero. Conquisteremo. Esi, universo. Vediamo, dai. Scena finale, crediti. E tante care cose. 2 ore di episodio, Dio mio. Se non l'ho diviso in 2 parti, sicuro l'ho diviso in 4. Ciao. Ok, ne ho abbastanza di pattinare. Leviamoci di qui. Vabbè. E addio all'aereo. E ora? Qualcuno di voi mostri sa dove posso trovare una nave ammiragli aliena usata? Ma lo sapevo che si evolveva. Me lo ricordavo qualcosa di simile. Ma guardati. Hai le ali. Se le meritate. Ho pensato, che diamine, è tempo di farne buon uso. Urra! Eh sì. Forza, questa cosa sta venendo giù. La CGI però dell'insettosauro falena farfalla è orribile. Cioè, la faccia perlomeno. Il modello non è neanche terribile. È l'insettosauro proprio che è brutto. Forza, mostri! All'isola dei mostri! In loving memory of our friend and colleague Mario Greenland. Oh, Greendale. Oh, è morto, quindi. È il... Chi è il... quello che faceva l'insetto? Probabilmente, non lo so. Dovrei controllare. Incredibilmente, tra l'altro, non ho trovato nulla. Magari perché l'ho scritto in modo sbagliato, perché l'ho visto e intanto cercavo. Però non ho trovato nulla. Probabilmente era uno interno al gruppo di creazione del gioco. Signori, non vi voglio mentire, non è stato terribile come esperienza, perché come gioco comunque non era fatto male. Molto ripetitivo su alcuni punti, soprattutto le parti di Susan, Dio mio, erano tutte uguali. Le parti con Bob non erano terribili, le parti con l'uomo, con l'anello mancante invece ci stavano. Ma per il resto comunque non è stato un brutto gioco, ho giocato sinceramente di peggio. Seguiva bene o male la storia originale del gioco, cosa che per esempio Ratatouille e Megamind non hanno fatto, ma Ratatouille in modo terribile. Megamind perlomeno era un seguito post gioco originale, stessa cosa il minatore con gli incredibili, era un seguito della storia originale. Però perlomeno anche il gioco degli incredibili non seguiva 100% la storia, ma seguiva bene o male la trama. Signori, quindi vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo gameplay, ciao a tutti!